Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la pagina sindacale, la Brioni ha confermato il piano industriale fino al 2025, presentato per la prima volta ad aprile, che prevede tagli al personale in diversi siti produttivi. Per facilitare percorsi di ricollocamento individuale e collettivo, Brioni ha sostenuto l'apertura di specifici punti di contatto nei propri siti che forniscano consulenza ai dipendenti su aspetti previdenziali e su una possibile ricollocazione. Questo quanto detto nella riunione al MISE. Facciamo il punto nel servizio di Stefano Recanati. Se per l'avvertenza Riello potrebbe aprirsi uno spiraglio per la risoluzione della vicenda con un impatto meno tragico del previsto, per quanto riguarda la crisi Brioni, che vede coinvolti gli stabilimenti di Penne, Civitella Casanova e Montebello di Bertone, il gruppo Kering sembra andare deciso per la propria strada. Dopo l'incontro presso il MISE di ieri, che fa seguito a quello analogo dello scorso 13 aprile e quello del 14 presso la sede di Confindustria Chieti Pescara, l'azienda ha sostanzialmente confermato la propria volontà del proseguire con le proprie linee strategiche e attività operative. In particolare, annuncia l'azienda in una nota, alla luce dell'accordo quadro firmato lo scorso 22 giugno relativo alla gestione del piano industriale, ad oggi oltre 200 risorse nell'ambito dei 320 esuberi hanno già sottoscritto specifici accordi per la risoluzione consensuale incentivata dei propri rapporti. L'accordo garantisce un'integrazione del trattamento economico di cassa integrazione la NASPI a partire dal mese di firma dell'accordo e riconosce un importo aggiuntivo a titolo di incentivo dal primo mese della firma e fino alla maturazione del diritto alla pensione o al massimo fino al 31 dicembre 2025. Durante la videoconferenza la società ha anche aggiornato tutte le parti sui progressi fatti negli ultimi mesi rispetto al piano industriale, comprese le aperture dei nuovi punti vendita in Cina, ribadendo la propria ferma intenzione di voler continuare a procedere in una logica di confronto costruttivo e di dialogo con le organizzazioni sindacali e con tutte le parti, al fine di poter mettere in atto tutte le azioni necessarie per la difesa e il rafforzamento del marchio e per riportare la società a livelli di efficienza e redditività sostenibili nel lungo periodo. Dura però la nota rilasciata invece dai rappresentanti nazionali di CGIL, CISL e UIL. I vertici Brioni hanno confermato l'esubero di 321 lavoratori negli stabilimenti della provincia di Pescara. Da quando il gruppo Kering ha acquisito la Brioni, proseguono, si è solo preoccupata di ripianare i debiti, ma non ha mai realmente proposto un piano di rilancio del marchio storico italiano. La perdita di know-how rischia solo di impoverire la Brioni. Intanto i rappresentanti regionali dei sindacati fanno sapere che a seguito della riunione di stamani con il Ministero del Lavoro è stata prorogata la cassa integrazione Covid-19 per ulteriori 9 settimane fino al 31 dicembre 2021. In questo modo la successiva cassa integrazione straordinaria partirà dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, salvo ulteriori proroghe di cassa integrazione per Covid-19. La proroga vale per tutti i lavoratori, anche per coloro che hanno già sottoscritto il verbale di conciliazione. E questa mattina c'è stato un altro infortunio sul lavoro a Montesilvano, in via Verrotti, dove un operaio di 42 anni ha riportato un trauma da schiacciamento alla gamba sinistra dopo essere stato colpito da un macchinario mentre effettuava lavori su un cantiere a ridosso del tracciato ferroviario. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Pescara. Daniela Lorusso, meglio nota alle cronache come Lady Coumadin, ha tentato il suicidio nel carcere Teramano di Castrogno, dove è detenuta in custodia cautelare per aver distrutto alcuni fascicoli del processo in corso in appello all'Aquila sul tentato omicidio del secondo marito. Ieri sera la donna ha cercato di togliersi la vita con una bomboletta di gas. Vediamo il servizio. Solo il tempestivo intervento prima della polizia penitenziaria, poi del personale sanitario, ha evitato un tragico epilogo per il tentato suicidio di Daniela Lorusso, meglio nota alle cronache come Lady Coumadin, protagonista di diverse vicende giudiziarie, prima fra tutte quella relativa al tentato omicidio del secondo marito, per il quale è stata condannata in primo grado a 13 anni e 8 mesi di reclusione. Attualmente Lorusso è detenuta nel carcere di Teramo per aver distrutto alcuni fascicoli del processo che ora pende in corte d'appello sul tentato omicidio. Lorusso, verso le ore 22 di ieri, ha cercato di togliersi la vita inalando una bomboletta di gas del fornelletto da campeggio in uso ai detenuti per riscaldare le vivande.
L'intervento degli agenti della penitenziaria, che le hanno strappato la busta di plastica che si era legata al collo con all'interno la bomboletta di gas aperta, ha evitato il peggio. Qualche giorno fa c'è stata la prima udienza davanti ai giudici del secondo grado per il processo sul tentato omicidio e il nuovo avvocato della donna, Gianfranco Di Marcello, ha chiesto ed ottenuto per la sua assistita una perizia psichiatrica per capire se effettivamente esistano problemi e fino a che punto arrivino in relazione sia alla pericolosità sociale sia al fatto di essere in grado di seguire il processo in corso. Ieri poi c'è stato il gesto suicida della donna nell'ala femminile di Castrogno. Ancora la cronaca con una operazione della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale di Chieti, che ha notificato un decreto di confisca di immobili, società commerciali e una ditta individuale per un valore complessivo di circa 1 milione di euro nella disponibilità di un noto pregiudicato calabrese di 39 anni già arrestato e condannato a 28 anni di reclusione e che fino a un mese fa era anche sottoposto ad obbligo di dimora nella provincia di Chieti. Fondamentale, scrivono le Fiamme Gialle, è stata l'analisi dei redditi dichiarati dal 2000 al 2020, sia del 39enne che dei suoi familiari, che si sono rivelati esigui e incongrui rispetto al valore dei beni acquistati, al tenore di vita mantenuto, e dunque con questa operazione i beni da 1 milione di euro arrivano nella disponibilità dello Stato. Ed ora la politica. Arriva la replica dell'ormai ex vice sindaco di Silvi, Fabrizio Vallescura, al sindaco Andrea Scordella dopo l'azzeramento della giunta comunale. Il dirigente di Idea ritiene che la sottoscrizione di un comunicato di intenti debba essere preceduta da un confronto a tutto tondo su ciò che è stato fatto. Vediamo il servizio. Nelle facoltà del sindaco c'è la possibilità di azzerare la giunta, cambiare assessore o deleghe agli assessori. Mi piacerebbe più una condivisione, però aspettiamo l'idea e, diciamo, la rotta che ha preso, sperando nel bene dei cittadini. E lo stesso Fabrizio Vallescura, dirigente di Idea ed ormai ex vice sindaco del comune di Silvi, a chiarire le voci che vorrebbero una sua mancata firma apposta sul documento Patto per Silvi 2028, la causa dell'azzeramento della giunta comunale ratificata dal primo cittadino Andrea Scordella. A questo punto Vallescura sembra sempre più lontano dall'essere riconfermato in giunta dopo i dissapori che si sono verificati anche nei mesi scorsi. E sembrava quasi che non lo volesse firmare, cosa non vera assolutamente. Io faccio parte di questa maggioranza, avevo chiesto al sindaco di sederci intorno a un tavolo, come si fa nella politica normale, di chiarire alcune situazioni e di costruire sulla roccia, come ho dichiarato, un patto che vada verso le prossime elezioni con un centrodestra unito. Noi siamo qui a disposizione e lavoriamo per i cittadini. I cittadini ci hanno votato nella volta scorsa e vorrei che lo facessero anche la prossima volta. I tempi che lo statuto comunale impone per ricostruire l'organico collegiale disciolto sono piuttosto stretti, infatti il sindaco ora avrà a disposizione 15 giorni per ricomporre una nuova giunta, ma dovrà fare i conti con i consiglieri Massimo Santone e Andrea Di Cenzo, che mesi fa sono usciti dalla Lega per formare un altro gruppo consigliare e ambiscono a ottenere un assessorato. Il sindaco ci ha parlato di un tavolo, noi siamo ben felici di poter partecipare e di capire quale rotta ha preso. Dobbiamo avere fiducia del sindaco, avrà sicuramente un'idea e delle proposte da farci. Quanto può rischiare la giunta comunale? Può rischiare. Io vorrei che non rischiasse nulla. Io vorrei che intorno a un tavolo ci si metta d'accordo. Abbiamo tante cose da fare, abbiamo tanta carne al fuoco e portarle alla fine. È polemica a Pescara fra i consiglieri di minoranza e la giunta Masci su un finanziamento da 15 milioni di euro previsto nel bando del Ministero per le infrastrutture qualità abitare, che secondo il centrosinistra il capoluogo adriatico avrebbe perso. Vediamo di più nel servizio di Paolo Renzetti.
Polemica a distanza a Pescara fra maggioranza e opposizione sui 15 milioni del programma Qualità dell'Abitare destinati alla riqualificazione del capoluogo adriatico e che secondo il gruppo consigliare del Partito Democratico sarebbero a rischio. Una denuncia forte, quella del centro-sinistra, che chiama in causa la Giunta Masci. Ma noi siamo molto preoccupati perché questa è la terza brutta notizia che arriva per i comuni di Pescara nel giro di poche settimane, perché ricordiamo che qualche settimana fa il comune si è piazzato molto in basso in un altro bando, quello per l'edilizia scolastica, e mette a rischio ad esempio il progetto di riqualificazione della scuola di via Montesiella. Poi c'è stata la bocciatura molto pesante del progetto Sport e Periferie con il progetto appunto del campo sportivo dei Gesuiti, e adesso arriva questo bassissimo posizionamento del Comune di Pescara al posto numero 246 su 271 per questo grandissimo bando. Siamo molto preoccupati perché ci auguriamo chiaramente che il progetto venga finanziato, perché Pescara deve avere queste risorse. Ma se questo è l'approccio con cui l'amministrazione si pone verso il PNRR, siamo molto preoccupati per la capacità di questa giunta di intercettare finanziamenti esterni al bilancio che sono in realtà decisivi per il futuro di Pescara. Parla di fake news invece l'amministrazione comunale con l'assessore Luigi Alboremascia, che risponde per le rime al centro-sinistra spiegando che nessun euro andrà perso per la riqualificazione della città. Intanto dico che non mi appartiene la logica del tanto peggio, tanto meglio, che fa un po' di vecchia politica, cioè dire l'amministrazione rischia di perdere i fondi e quindi diciamolo a tutti così siamo contenti e siamo più belli e più bravi noi. Non è così, io credo che siccome in quei fondi erano compresi progetti importanti per la città, penso che anche al centro-sinistra stia a cuore il completamento del Teatro Michetti, credo che al centro-sinistra stia molto a cuore la riqualificazione delle periferie, il completamento della Riviera Sud. In quei 15 milioni di euro ci sono progetti che vanno a cambiare anche il volto della città. E allora, il rischio non c'è perché nel 2022 arriveranno fondi notevoli da parte dello Stato e dell'Europa attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e siccome il nostro progetto era all'interno di quella graduatoria e quindi ammesso per tutte queste questioni che ho appena elencato e anche altre, noi abbiamo ragionevole certezza che nel 2022 verranno ripristinati fondi di 400 milioni di euro che invece sono stati momentaneamente sottratti dallo Stato per una scelta di carattere politico amministrativo e che quindi non sono destinati non solo a noi ma a tanti altri comuni come noi che avevano presentato progetti interessanti. Ci sarà quindi anche la riqualificazione del quartiere Rancitelli? Certo, era ciò di cui stavo parlando, ma non solo questo, e quindi il nostro progetto sul ferro di cavallo, ma anche il completamento del Teatro Michetti, lavori importanti anche a Borgo Marino Sud, sono tante idee ma che devono essere sviluppate e che garantiranno alla città da qui a pochi anni un grande sviluppo in zone della città che necessitano di interventi di riqualificazione. Noi siamo molto tranquilli, tant'è vero che io ho inserito quegli stessi progetti col finanziamento statale all'interno del piano triennale delle opere pubbliche che sarà approvato tra qualche settimana dal Consiglio Comunale. Si chiama Io non rischio, la manifestazione di protezione civile che si terrà a Chieti e a Pescara domenica prossima, 24 di ottobre, che è stata presentata oggi dalle due amministrazioni comunali. Vediamo. Domenica 24 ottobre, in contemporanea con altre città italiane, anche Pescara e Chieti parteciperanno alla campagna Io non rischio. Oltre al punto informativo, i cittadini troveranno infatti dei gazebo dove informarsi sulle buone pratiche di protezione civile. Volontarie e volontari saranno presenti negli spazi informativi di Io non rischio, realizzati online nei gazebo allestiti su gran parte del territorio nazionale e dunque anche nei due capoluoghi, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sul rischio sismico e sul rischio maremoto. È una campagna nazionale dove Pescara
aderisce anche quest'anno. Lo scorso anno c'è stato un break perché a causa pandemia non si è svolta, quest'anno riprendiamo da dove avevamo lasciato e abbiamo avuto esperienza, ahimè, diciamo della cultura della prevenzione deve esserci sempre, perché ovviamente il rischio di gestione emergenziale è sempre dietro l'angolo, sia essa sanitaria o di qualsiasi altra natura. Pertanto le associazioni di protezione civile insieme alla Croce Rossa Italiana e anche ai vigili urbani saranno presenti a Piazza Salotto per incontrare la cittadinanza e per dare anche risposte su quelli che sono delle curiosità, quesiti o quant'altro, per far germogliare questa cultura importante della prevenzione sulla città di Pescara in un ambito nazionale ovviamente. Come associazione ed insieme ad altre associazioni stiamo a rappresentare Io Non Rischio, è una manifestazione dove abbiamo aderito e ritengo che sia molto utile per la città, per i cittadini, dove magari verrà spiegato un po' degli accorgimenti che in caso di alluvione, in caso di altre calamità magari uno può prevenire e prevenire delle conseguenze più gravi. Noi abbiamo dimostrato in questi ultimi mesi come abbiamo dato uno scatto importante all'attività della protezione civile di Chieti, sia in termini preventivi che in termini di azione nei momenti in cui, speriamo di no, ci potrebbero essere delle necessità in cui impegnare tutti i volontari e le associazioni della protezione civile. Questo è il 24, è un meccanismo per iniziare a inculcare nella popolazione il senso proprio della protezione, della reazione che può essere sicuramente gestita e accompagnata dalla protezione civile, che ha un ruolo fondamentale nelle azioni di soluzione di problematiche importanti, quali può essere un disastro ambientale o un disastro naturale. Certo è che la popolazione deve fare il suo ruolo. Portare a conoscenza della popolazione quali sono i rischi sismici, i rischi alluvioni, maremoti, questo è quello che il Dipartimento di Protezione Civile ogni anno fa per incontro alla popolazione. Noi saremo in piazza a Chieti il 24 dalle 9 alle 19 per questa campagna. Andiamo avanti, adesso ci occupiamo degli amici a quattro zampe. 2 anni di promesse fantasma sul canile di Pescara, così i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle chiamano in causa l'amministrazione comunale. Vediamo. Oltre 2 anni di legislatura e sul progetto di un nuovo canile comunale a Pescara, l'amministrazione Masci ha messo a registro solo tante promesse, spesso contraddittorie, e nessun passo concreto verso una soluzione. Questa è l'accusa del Movimento 5 Stelle di Pescara, che attraverso le parole del consigliere Paolo Sola ripercorre le tappe di un percorso fatto di interventi annunciati e poi smentiti, progetti ambiziosi e grandi investimenti poi riposti nel cassetto. Dopo 2 anni di consigliatura, diciamo che l'amministrazione Masci in realtà ha soltanto messo a registro una serie di promesse e progetti più o meno ambiziosi, senza fare mai un reale passo concreto verso la risoluzione della vicenda, cioè quella di dotare la città di Pescara di un nuovo canile comunale. Ora l'opportunità si era creata con un bando del Ministero dell'Interno che metteva a disposizione appunto 10 milioni di euro proprio per gli enti in predissesto finanziario, quindi come il Comune di Pescara, per mettere a norma canili già esistenti o crearne di nuovi. Nel mentre il Comune di Pescara, diciamo che rincorreva la disponibilità di un benefattore privato che si era messo a disposizione per cedere gratuitamente un terreno, fermo restando che invece poi questa iniziale disponibilità è stata, come dire, accompagnata da una serie di condizioni imprescindibili, inaccettabili per il Comune, come ad esempio il fatto di dover prendere per buono un progetto già realizzato da un tecnico di fiducia del privato, la volontà del privato di conservare la proprietà di una unità immobiliare all'interno del futuro canile, e come anche la volontà di nominare un suo responsabile di fiducia che gestisse poi in un secondo momento le adozioni canine, quindi scavalcando anche l'associazione che avrebbe gestito la struttura. Quindi chiaramente condizioni inaccettabili. Noi però nel frattempo, non avendo altra progettualità a nostra disposizione,
come Comune abbiamo ben pensato di partecipare a questo bando, presentando comunque questo progetto, di cui in realtà non abbiamo la proprietà, indicando quel terreno per la realizzazione, terreno che ad oggi non è effettivamente nelle nostre disponibilità. Quindi il paradosso è di rischiare di vincere un bando e non poter utilizzare il finanziamento perché non disponiamo né del progetto né del terreno che abbiamo indicato nella domanda di partecipazione. Ucciso dopo essere stato legato ad un albero, poi privato del microchip, così è stato trovato un cagnolino dalla polizia locale di Lucco dei Marsi in provincia dell'Aquila, un episodio sul quale intervengono sia il sindaco che il dipartimento regionale della Lega, che dicono chi è arrivato a fare questo ha agito scientemente, non si è trattato di crudeltà improvvisa e casuale ma premeditata, perché dopo aver ucciso la bestiola ha anche agito in modo inequivocabile per rimuovere il microchip, così scrive anche il sindaco Maria Vera De Rosa su Facebook. Domani avremo ulteriori dettagli dall'ASL, dice il primo cittadino, daremo corso a tutto quanto possibile per risalire a chi ha commesso questo atto inaudito. All'Arca di Teramo sarà visitabile fino al 31 di ottobre la mostra fotografica di Armando Di Antonio, 27 frammenti urbani che il fotoreporter teramano dedica alla sua città. Tania Bonici Castelli. Il fotografo Armando Di Antonio dedica un libro fotografico a Teramo, la sua città. 27 immagini, anzi frammenti urbani, come l'autore li definisce, sono in mostra fino al 31 ottobre all'Arca, il laboratorio per le arti contemporanee di Teramo. Era una cosa che volevo fare da tanto tempo, ma non ero mai riuscita a portarla al termine, nonostante abbia tantissime foto di Teramo fatte per lavoro, ma anche per mio gusto personale. Cioè avevo deciso di ricominciare questa cosa da capo, cioè fotografare Teramo da zero, secondo le mie visioni. E l'occasione è stata che mentre stavo rileggendo degli scritti di Luigi Ghirri, c'è stata una frase che mi ha colpito particolarmente. Questa frase diceva: tutte le cose dovrebbero essere osservate seguendo movimenti e angolazioni che ci portino a vederle meglio. Io all'inizio sembrava quasi una cosa banale, però in effetti riflettendoci non è così. E infatti ho cominciato a girare per Teramo e quindi ad andare nei luoghi a me più cari all'inizio, e quindi ho cominciato ad osservarli utilizzando molto tempo e tornandoci più volte, e mi rendevo conto che queste cose che io vedevo alla fine non erano quelle che avevo visto originariamente. E ho avuto la conferma di questo perché avevo deciso di fotografare sia cose che mi piacevano ma anche quelle che non mi piacevano. Teramo è piena di queste contraddizioni. E con mia grande sorpresa ho notato che una volta divenuta immagine quella foto stampata era veramente diversa da quella originaria che avevo in mente. Il testo critico presente nel volume Teramo, frammenti urbani di Armando Di Antonio è stato curato da Gabriele D'Autilia, docente di fotografia e cinema all'Università degli Studi di Teramo. Ora lo sport, il calcio, domani trasferta a Siena per il Pescara, oltre lo squalificato Glianes mancheranno Valdifiore e Galano, recuperato Rizzo che può giocare dal primo minuto, da verificare le condizioni dei difensori Drudi e Ingrosso, in preallarme il baby Veroli. Pescara in difficoltà, ma non sta meglio il Siena, il cui tecnico Gilardino, peraltro squalificato, si gioca la panchina. Il servizio di Andrea Costantini. Due sconfitte, una vittoria stentata e appena 4 punti. Questo è il bilancio del Pescara nelle ultime 4 partite. Il ciclo degli scontri diretti non solo non è iniziato bene, ma ha creato anche una frattura di 8 punti dal primo posto. La difesa incassa gol con grande facilità e alla vigilia c'è il match del Franchi di Siena tra due squadre in difficoltà. Il tecnico Auteri non le nasconde, ma prova a mostrarsi fiducioso e spiega. C'è unità di intenti, questo sì, c'è un obiettivo comune che poi deve essere trasferito alla squadra.
non siamo né alla deriva e neanche siamo al De Profundis. Questa non è una squadra che sta male, questa è una squadra che regala, ha regalato con continuità alcune situazioni, ma non è una squadra che sta male, e quindi io non sono preoccupato, deluso sì, incazzato sì per le cose che facciamo, amareggiato sì, ma non sono preoccupato perché non abbiamo grandi problemi da risolvere per cui ci vuole tanto tempo, basta poco. È chiaro che siamo in un momento particolare, è chiaro che la posizione di classifica non è quella che ci aspettavamo, è chiaro che abbiamo lasciato punti per strada, è chiaro che siamo tutti responsabili, io per primo, perché io non mi sottraggo assolutamente alle mie responsabilità, ma non sono preoccupato. 16 gol subiti in 10 partite, una enormità che chiama in causa l'intera fase difensiva. Mancano risolutezza e da qualche partita anche la tranquillità, come spiegato da Auteri dopo Pescara Modena. L'allenatore siciliano aggiunge: commettiamo errori in cui non sempre siamo perentori, ed è chiaro che poi quando ci difendiamo lo dobbiamo fare tutti insieme e lo dobbiamo fare anche meglio, è un po' di cattiveria in più. Per la gara di Siena c'è il rischio di una emergenza difesa, Ianes è squalificato, Ingrosso e Drudi danno qualche preoccupazione per citare le parole di Auteri, in preallarme il Baby Veroli, convocato il Primavera Sacco, probabile il ricorso alla difesa 4 con Cancellotti e Frascatore sulle due corsie, Veroli e uno fra Drudi e Ingrosso al centro, in mediana più copertura con il ritorno di Rizzo, confermati Memusciai e Pompetti, davanti in crescita le quotazioni di Rauti per un posto accanto a Ferrari con Clemenza alle spalle, oltre Dursi non convocati neanche Valdifiori e Galano, così Auteri sul Siena. È una squadra di spessore, una squadra che ha cominciato non benissimo come noi soprattutto nell'ultimo periodo perché avevamo cominciato anche diversamente, ma abbiamolo, il tempo, le condizioni, le possibilità di recuperare, quindi loro sono una squadra consistente, importante, perché hanno giocatori importanti, non sono in un bel momento, vabbè, ci andiamo a giocare la partita. Tra i toscani out Paloschi, Terigi, Sare, Consone e Gatto, da verificare i recuperi di Bani e Favalli, che comunque non saranno titolari. Trio di difesa diretto dall'esperto Terzi con Farkas e Milesi ai suoi fianchi, in avanti Varela e Carlson. Si gioca alla panchina il tecnico Alberto Girardino, che è squalificato, nonché ex della partita, arrivato a Pescara nel gennaio 2017, si infortunò alla prima gara giocata a Napoli e chiuse la parentesi con 3 presenze e circa 100 minuti messi insieme. Direzione di gara affidata a Nicolò Marini di Trieste. Seduta di rifinitura per il Teramo che domani affronterà la vice capolista cesena Albonolis alle 17:30. Squadra decimata dalle assenze, specie a centrocampo con Rossetti e Cucurullo sicuramente out per infortunio e con Mungo squalificato. Molto difficile il recupero di Capitan Arrigoni, una situazione d'emergenza che ha spinto la società a vagliare il mercato degli svincolati, tanto che è stato annunciato poco fa il tesseramento ufficiale fino a giugno del centrocampista classe 95 Mattia Lombardo, figlio dell'ex calciatore di Sampdoria e Juventus Attilio e che nelle ultime 2 stagioni ha militato nel Monopoli e nella Viterbese. Out Chiere Mateng, Birligea, Rosso e Trasciani, in caso di conferma del 4-3-3 Guidi potrebbe adattare Azio Osmanovic mezzala per completare il trio con Fiorani e Viero. In avanti ballottaggio di Dio Montaperto, Certi, Malotti e Bernardotto. Altra possibile soluzione il 3-4-3 con trio di difesa Bellucci, Soprano, Piacentini. In casa Cesena stamani seduta di rifinitura, il tecnico Viali non avrà a disposizione l'ex Zecca, Adamoli e Candela e dovrà valutare se rilanciare in attacco Cuturano dopo i recenti acciacchi. Da valutare anche l'impiego dal primo minuto dell'altro ex Carlo Ilari. Direzione di gara affidata a Giuseppe Collu di Cagliari. Ora il volley, inizierà domenica pomeriggio al Palaroma il campionato di Serie C della CETEAS Montesilvano Volley maschile, con il confronto con la Fortitudo Teramo. Sulle aspettative di questa stagione ascoltiamo le parole dell'allenatore Alberto Tega, raccolte da Sergio Zappalorto. Alberto Tega, una squadra di Serie C, Alberto, che vuole emergere a tutti i costi. Ci ha provato l'anno scorso, però c'era il campo basso che non era una qualsiasi.
ci riproverete anche per restituire lustro a una bella tradizione che il Montesilvano vorrebbe ricreare, rigenerare. Sì, sì, certamente, ma sono due anni, due stagioni. Due anni fa abbiamo chiuso il campionato terzi, l'anno scorso secondi, e quest'anno cerchiamo di centrare l'obiettivo, anche perché ecco, il Montesilvano mi sembra che proprio dal 2005 l'ultima campionato di Serie B, allenavo proprio io l'ultimo campionato di Serie B. E sarebbe bello, la squadra, cioè, la squadra di quest'anno è una squadra giovane, deve lavorare. Abbiamo perso rispetto all'anno scorso Alberto Di Silvestri, che è andato con l'Impavida, però siamo riusciti a ingaggiare Mario Vita, che l'anno scorso ha militato a Pagliete in Serie B. Poi sono anche altri due giovani che stiamo in corso di tesseramento. La squadra è competitiva, è giovane, come ripeto, deve fare esperienza, deve migliorare tecnicamente, e con qualche rinforzo potrebbe tranquillamente fare un campionato di Serie B. Domenica 24 ottobre, prima di campionato, esordio interno al Palaroma, ore 18? Ore 18, sì. Contro Fortitudo Teramo, Cetas Montesilvano, Fortitudo Teramo, come finirà? Proviamoci. Ma 0-0 non lo puoi dire. Sono due anni che ci scontriamo spesso, le partite sono sempre finite a 3-0 a favore nostro, sia andata che ritorno. E noi sulla carta stiamo meglio di loro, quindi il risultato dovrebbe essere quasi scontato. Poi sul campo la palla è rotonda, non si sa mai. Si svolgerà domenica con partenza e arrivo a Giulianova e tappa a Tortoreto Alto il Gran Premio d'autunno, raduno riservato a macchine con marchio Ferrari, Porsche, Alfa Romeo e auto storiche. Vediamo il servizio. Gran Premio d'autunno a Giulianova, domenica 24 ottobre, e aspettiamo un afflusso di pubblico ma anche di auto di particolare valore. Sì, aspettiamo questi equipaggi che si stanno iscrivendo, stiamo concludendo le iscrizioni, penso domenica ci sarà una grossa rappresentanza di Ferrari, Porsche, Alfa Romeo e anche auto di particolare interesse storico. Il concetto, come ogni volta quando organizziamo questo genere di evento, è legato sempre a un aspetto benefico, alla beneficenza. Anche in questa occasione raccoglieremo dei fondi che serviranno poi per fare delle donazione a due case famiglia, una qui di Giulianova e l'altra a Tortoreto. Vogliamo ricordare il percorso che si snoderà tra Giulianova e Tortoreto? Allora, dunque, le auto, finite le iscrizioni, alle ore 10 si trasferiranno in colonna in territorio della Contrada di Terra Bianca di Tortoreto. Da lì le auto, una alla volta, si muoveranno alla volta di Tortoreto Alto. Dopo un piccolo riordino partirà la seconda tappa, che da Tortoreto Alto le ritrasferrà sempre una alla volta, a distanza di 2 minuti l'una dall'altra, verso Giulianova. Con l'evento conclusivo del 24 anticipiamo appunto la giornata del 24. Al 23 presso il Cursal, dove presenteremo il libro Il circuito del castello. In quell'occasione abbiamo anche un altro evento nell'evento, che sarà la premiazione del pilota Riccardo Ponzio e dell'ingegnere Francesco Caruso. Il TG6 termina qui, grazie per essere stati con noi, il prossimo appuntamento è alle ore 19.